C'erano oltre 200 associazioni di volontariato, più di 4.000 persone, le forze dell'ordine, i cittadini, le istituzioni. Nella giornata regionale della protezione civile, il nuovo capo, Fabrizio Curcio, fa il suo ingresso nella piazza più conosciuta di Pescara con un lungo corteo che attraversa l'intero corso alla presenza di uomini, donne e volontari d'Abruzzo. Io sono convinto che il sistema di protezione civile è un sistema territoriale, quindi la vicinanza del Dipartimento al territorio è il primo simbolo. La regione Abruzzo, come tante regioni italiane, ha delle fragilità e dobbiamo prenderne atto e lavorare sodo per cercare di stabilire le priorità di intervento. Sono tutti presenti, ma il gesto che rimane scolpito nella memoria di tutti è quel lungo e caldo abbraccio tra lui e il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente. Dietro si nasconde il ricordo di quel tragico 6 aprile. Massimo Cialente ci lega nottate e momenti di alta drammaticità che non si dimenticano e fanno parte un po' del DNA dell'uomo, non del funzionario pubblico. Io con Fabrizio Curcio abbiamo passato 7 mesi lavorando insieme, notte e giorno, guardi, veramente notte e giorno. E abbiamo affrontato, credo, una delle situazioni più difficile, 80.000 sfollati, la vicenda delle tendopoli, è stata una cosa terribile, abbiamo costruito insieme anche il post emergenza e credo sia stata una grande scelta quella di Fabrizio. L'Abruzzo e le sue emergenze, le alluvioni, il rischio idrogeologico e ancora le conseguenze del terremoto, Curcio conosce ogni dettaglio e anche il dolore, la preoccupazione della sua gente, l'intera cerimonia si tinge di calore umano e grande familiarità, le istituzioni sentono la vicinanza di un uomo che oggi rappresenta la massima carica della protezione civile ma che 6 anni fa si trovava a vivere quei tragici attimi e i successivi giorni di dolore. Oggi che cos'è che noi esaltiamo? 10.000 persone di buona volontà che sono i migliori di tutti noi, che garantiranno una capacità di reazione alle crisi, alle difficoltà, ai drammi, alle precipitazioni atmosferiche. Tutto questo costituisce una certezza nella capacità di essere tranquilla di una regione e di una comunità. Ed esprimere il significato della vera solidarietà. Aiutaci ad aiutare chi si trova nella sofferenza, nelle ostentazioni, nelle calamità. Amen.